Bici Alpino off limits anche a Capracotta, la regione stanzia i fondi per gli impianti di risalita solo il 30 dicembre, chiusi Monte Civetta e Piana del Monte. Anziana di 79 anni ricoverata al Cardarelli per una polmonite muore dopo 5 giorni. La figlia della donna denuncia, l'hanno abbandonata, conoscevamo il quadro clinico, ma morire senza assistenza medica né infermieristica aumenta il nostro dolore. L'esplosione di una batteria del gruppo di continuità nel seminterrato del Tribunale di Isernia provoca un incendio domato dai vigili del fuoco. Il Palazzo di Giustizia evacuato, udienze rinviate, Fucci convoca commissione permanente. TIR che trasporta GPL finisce fuori strada e si ribalta, autista miracolato, Gildonese chiusa al traffico per diverse ore. E infine allo sport, il calcio di Serie D, il Campobasso rifila 4 gol al Tolentino e conquista il 12esimo risultato utile consecutivo, lupi trascinati da un super Candellori e dalle giocate di Alessandro. Pari beffa per l'Olimpia Agnonese, una doppietta di Chiere Mateng permette al Vasto Girardi di sbarazzarsi dell'Avezzano. Buon pomeriggio e bentrovati con la nostra informazione in apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, torniamo ad occuparci delle stazioni sciistiche del Molise. Nei giorni scorsi ci siamo occupati di Campitello Matese, ora andiamo a Capracotta, sci alpino off limits anche in Alto Molise, la regione stanzia i fondi per gli impianti di risalita, ma lo fa solo il 30 dicembre. Chiusi Monte Civetta e Piana del Monte. Sentiamo Nicola De Santis. Per lo sci alpino in Molise, se Campitello Matese piange, di sicuro Capracotta non ride. La regione infatti ha stanziato i fondi per la revisione e la messa in sicurezza della seggiovia e della sciovia solo il 30 dicembre, con colpevole ed inspiegabile ritardo. La pista di Capracotta, pur essendo piccolina, è l'ideale per imparare a sciare, sia per la pendenza non eccessiva, sia per l'esiguità della lunghezza, ma è amata anche da coloro che, pur sapendo sciare, prediligono praticare sport senza ansie da prestazione. D'accordo che il secondo centro più alto dell'Appennino ha sempre puntato con decisione sullo sci di fondo, ma gli impianti di risalita per lo sci alpino potrebbero servire a completare l'offerta turistica invernale. Ed invece ogni giorno migliaia di amanti della montagna raggiungono il vicino Abruzzo per l'impossibilità di sciare in Molise, con una perdita economica di milioni di euro ogni anno. Ovviamente, oltre all'efficienza della seggiovia e della sciovia, sarebbe necessario anche un impianto di innevamento adeguato per garantire la massima funzionalità delle piste. Capracotta ha una cultura della neve che non possiede nessun altro centro del Molise. Dovrebbe essere il fiore all'occhiello del nostro turismo invernale. Ed invece negli ultimi anni è stata sempre ignorata dalla politica regionale, soprattutto per quel che concerne lo sci alpino. Ora, con colpevole ritardo, è giunto il finanziamento per gli impianti di Monte Civetta e Piana del Monte. L'amministrazione comunale, assolutamente esente da responsabilità nella circostanza, nei prossimi giorni organizzerà la gara d'appalto. Verosimilmente i lavori partiranno a primavera affinché la seggiovia e la sciovia siano pronte alla vigilia della prossima stagione invernale. Intanto però un altro anno è stato perso, anche a causa della mancanza di programmazione e della miopia della classe politica. E a Campitello Matese ha riaperto solo la seggiovia della Piana grazie all'utilizzo di 9 cannoni alimentati con i gruppi elettrogeni messi a disposizione dai privati. Sottodimensionato e vetusto l'impianto elettrico, ciò non consente di innevare con regolarità. Intanto è entrato in funzione anche il tappeto di risalita per gli sciatori inesperti. Dopodiché è tutto fermo, gli operatori turistici stanno perdendo migliaia di euro al giorno. La stazione sciistica di Campitello Matese dà lavoro a circa 200 persone in modo diretto ed altre 200 in modo indiretto. Come se non bastasse, si tratta di lavoratori che, se non vengono assunti in questi mesi invernali, non hanno poi diritto alla disoccupazione per il resto dell'anno. Attualmente viene impiegato solo il 15% della forza lavoro. Cambiamo argomento. Anziana di 79 anni, ricoverata al Cardarelli di Campobasso per una polmonite, muore dopo 5 giorni. La famiglia denuncia, la figlia in particolar modo della donna denuncia, l'hanno abbandonata, conoscevamo il quadro clinico, ma morire senza assistenza medica né infermieristica aumenta il nostro dolore. Del caso si è occupata per noi Cristina Nino.
È morta da sola, come un cane. Non l'hanno niente guardata, vista, controllata un secondo. Tu dici anche, sono consapevole che mamma non ce l'avrebbe Ma fatta. Ma come no? Però un giorno in più, un minuto in più, un'ora in più. Dovevano cercarla di rianimare. Non c'era un dottore, non c'era un infermiere. Ci siamo messi a correre per la strada, per il corridoio, a sbattere tutto vicino ai muri, e i vetri, i sportelli. C'erano 100.000 persone. È mancato l'approccio umano, dice. Sì, sì. Non c'era nessuno, non se ne è fregato nessuno. È lo sconforto per la perdita della mamma, 79 anni, che a causa di una polmonite sopravvenuta nei giorni scorsi ha costretto i familiari a chiedere l'intervento delle cure ospedaliere. La delusione per non aver trovato l'umanità che spesso ci si aspetta da medici e infermieri quando si è costretti, mai perché si sceglie, a bussare alle porte di un ospedale. Prima 2 giorni al pronto soccorso, il trasferimento nel reparto di Otorino perché in quello di medicina non c'era posto. 5 giorni difficili perché questa famiglia, 7 figli che a turno hanno accudito la loro mamma, alla fine ha dovuto fare i conti con la morte della signora. Decesso che non avevano scartato a priori, ma che, dicono, immaginavamo accompagnato dalla dovuta assistenza. Una famiglia distrutta dal dolore della perdita, ma ancor più dalla consapevolezza di aver chiesto cure che ritiene non siano mai state offerte nella forma adeguata. Hanno chiamato la polizia e raccontato l'accaduto. Nei prossimi giorni valuteranno eventuali azioni legali utili ad evitare che, dicono, quella che noi riteniamo sia stata una condotta negligente colpisca più nessuno. Perché se veniva qualcuno a controllarla, comunque loro erano dottori, infermieri, logico che io, che più di tanto, non potevo. Quella è morta lentamente da stanotte, perché non ha reagito più fino a stamattina, poi comunque è chiuso tutto, non ha respirato e si è fermato tutto. E non c'era nessuno. Sola come un cane, sola come un cane. Ed ora parliamo dell'emergenza trasporti, vertice questa mattina in prefettura, vertice che si è concluso circa mezz'ora fa. Maria Guia Federico ha chiamato a raccolta ditte, sindacati e amministrazioni. Per la regione c'erano Toma e Niro, presenti anche gli assessori ai trasporti dei comuni di Campobasso e Termoli. Sul tavolo le solite problematiche del trasporto su gomma, i ritardi nei pagamenti dello stipendio agli autisti, le fermate insicure e infine anche il caso Sevel con i lavoratori molisani che si recano ad Atessa costretti a percorrere un lungo tratto di strada prima di entrare in fabbrica. L'ampia pagina dedicata alla cronaca, all'esplosione di una batteria del gruppo di continuità nel seminterrato del Tribunale di Isernia, ha provocato un incendio domato questa mattina dai vigili del fuoco. Il palazzo di giustizia è stato evacuato e le udienze rinviate. Sentiamo Nicola De Santis che si è recato per noi sul posto. Paura questa mattina in tribunale a Isernia per l'esplosione di una delle batterie che alimentano il gruppo di continuità. Nel locale tecnico si è sprigionato un incendio prontamente domato dai vigili del fuoco. Nel palazzo di giustizia è scattato l'allarme antincendio con conseguente evacuazione dell'immobile. Il locale tecnico, che ospita il gruppo di continuità, era isolato rispetto agli altri ambienti e ciò non ha consentito al fuoco di propagarsi. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l'area ed arieggiato i locali. Infatti un odore acre ed intenso aveva invaso tutti i piani del palazzo. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattinata. Necessario l'intervento della ditta di manutenzione per ripristinare l'energia elettrica in tribunale. L'attività è stata temporaneamente sospesa, comprese le udienze in programma che sono state rinviate. Disagi e paura per il personale e per l'utenza, ma nessuna conseguenza né per le persone né per la struttura. Il perentorio intervento dei vigili del fuoco, infatti, ha circoscritto i danni al solo locale tecnico. E intanto si è da poco conclusa una riunione urgente della Commissione Permanente presieduta dal procuratore Carlo Fucci. Oggi non è stato consentito l'accesso al tribunale e quindi è stata sospesa ogni attività all'interno del Palazzo di Giustizia. L'ARPA, intervenuta
in tarda mattinata non ha riscontrato la presenza di vapori di acido solforico né di anidride carbonica perché non c'è stata combustione. Comunque è stata disposta la reazione di tutti i locali, infine è stata disposta la chiusura odierna del tribunale, riservando ogni decisione ulteriore nella giornata di domani. Ancora la cronaca, perché questa mattina intorno alle 10 un TIR, che è un camion che trasportava GPL, è uscito di strada e poi si è ribaltato. State vedendo le immagini. Illeso l'autista che era alla guida del mezzo. È avvenuto l'incidente, è avvenuto sulla strada provinciale 165 Gildonese, che per diverse ore è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco, che con un autogru ed un'auto pompa sono intervenuti per ripristinare la viabilità e per soccorrere il mezzo. I carabinieri di Isernia hanno denunciato un giovane molisano di 23 anni che nel corso del controllo ha mostrato evidenti sintomi di alterazione, tali da spingere i militari ad eseguire più dettagliate verifiche. L'intuizione dei carabinieri è stata successivamente confermata dagli esiti delle analisi a cui l'uomo è stato sottoposto presso il presidio ospedaliero di Isernia, dalle quali è risultato positivo all'uso di metadone, cocaina e oppiacei. Il giovane, oltre alla denuncia, si è visto portare via il veicolo nonché la patente di guida. Sempre i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia, unitamente al nucleo Antisofisticazione e Sanità di Campobasso e dell'Arma Territoriale, nel corso di un'attività ispettiva hanno denunciato a piede libero due esercenti di ditte agricole di allevamento di bovini da latte e di produzione di carni per violazione di idoneità alla mansione e omessa comunicazione della proroga del contratto a tempo determinato. Sono scattate così tre perquisizioni per circa 18.000 euro ed una violazione amministrativa di 500 euro. Restiamo a Isernia. Sono stati rinforzati i servizi di controllo del territorio da parte della squadra volanti che, con l'ausilio del reparto prevenzione criminale di Pescara, ha effettuato controlli mirati nei comuni di Isernia e Venafro e lungo le principali arterie viarie della provincia. 39 posti di controllo realizzati con l'impiego di 23 pattuglie, identificate 493 persone, di cui 141 con precedenti penali, e controllati 323 veicoli. Sono state rilevate inoltre 10 infrazioni al codice della strada. Anche dal punto di vista dei controlli a persone sottoposte a misure restrittive è stata intensificata l'attività, procedendo al controllo di 45 soggetti. Particolare attenzione è stata posta ai luoghi di maggiore ritrovo dei giovani per scongiurare possibili reati. Sono stati controllati 4 esercizi pubblici tra Isernia e Venafro ed effettuati ripetuti controlli alla stazione ferroviaria e al terminal degli autobus. Ora andiamo a Termoli. Parliamo della Fiat, del futuro dell'impianto termolese per l'unione sindacale di base. Bisogna fare attenzione, bisogna vigilare attentamente sui contratti di solidarietà. Sentiamo Giovanni Cannarsa. I contratti di solidarietà dividono i sindacati alla Fiat Powertrain di Termoli. Alcuni aspetti sono stati analizzati dall'unione sindacale di base, che già da anni è fuori dalla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo chiede ai lavoratori di tenere alta la guardia per una massima rappresentanza. A nostro avviso mancano gli elementi fondamentali. Mancano gli elementi fondamentali perché, per dire che un esubero di 806 dipendenti non è strutturale ma è transitorio, bisogna anche definire il numero della la capacità occupazionale della nuova linea del motore Flyfire. Perché se non ci si dice che ci sono 806 persone collegabili a questa nuova produzione, verosimilmente ne rimarrebbero fuori alcune. Da come si è capito, si nutrono dubbi su una possibile disparità di trattamento, in quanto alcuni dipendenti potrebbero raddoppiare gli orari lavorativi a discapito di altri. C'è poi da pensare anche agli altri settori che al momento rimangono fuori da questo discorso e alle produzioni attuali che non riguardano i futuri motori ibridi.
Un'altra cosa che ci sta preoccupando è che in seno a questo ammortizzatore sociale che doveva garantire una certa rotazione, per il quale c'è un calcolo matematico, cioè stabiliti degli esuberi, viene chiamata Cassa Solidarietà, quella che redistribuisce la mancanza di lavoro, perché altrimenti il padrone da solo avrebbe preso 806 persone messe a cassa integrazione a zero ore. Invece si allarga il bacino, si definisce un bacino più ampio e si stabilisce una percentuale di lavoro minimo a testa che deve garantire la maturazione del rateo, cioè quello che serve per percepire la pensione. Se fino ad ora si era capito che c'era una rotazione generale, noi ieri abbiamo ricevuto da lavoratori un messaggino, questa è la contrattazione, un messaggino nel quale si dice che ci saranno certune persone, certune aree in questo bacino che pare non essere cambiato di 1600 persone che faranno i 18 turni, addirittura incrementeranno l'orario di lavoro. Questo temiamo possa essere a scapito, perché il conto è fatto stretto stretto, di chi poi si ritroverà a non lavorare a sufficienza per maturare la rateo e per avere una busta paga decente. L'USB lancia un ultimo appello: nessuna disparità di diritti tra i lavoratori in fase di contrattazione. Non permetteremo assolutamente che diventi che in sede di contrattazione non si riesce ad ottenere il diritto per tutti e la garanzia per tutti e poi si fanno degli spostamenti, le stesse persone che non riescono a portare i risultati collettivi accompagnano amici o persone con evidentemente caratteristiche diverse a non beneficiare della cassa integrazione e quindi a lavorare di più. Allora torniamo ad Isernia per parlare di un progetto educativo dedicato ai giovani, un progetto educativo che proviene dal mondo degli scout. Ci riferisce tutto Pasquale Damiani. In che cosa consiste questo progetto educativo degli scout? Il progetto educativo è il percorso che vogliamo seguire con i ragazzi che abbiamo qui nel nostro gruppo per i prossimi 3 anni e vedere gli obiettivi educativi che sono emersi dalle esigenze che loro stessi hanno formulato l'anno scorso. Abbiamo redatto questo progetto proprio per non perdere la bussola e arrivare dritti agli obiettivi che ci siamo prefissati. Quanti sono attualmente gli scout qui ad Isernia? Allora, attualmente il nostro gruppo è formato da 60 soci, di cui 15 lupetti con uno staff di 5 capi, 15 ragazzi del reparto con uno staff di 3 e abbiamo la branca RS, quindi i ragazzi più grandi, sono 10 ragazzi più 2 di staff. E la nostra comunità capi è formata da 15 componenti. Naturalmente vi appoggiate anche alla parrocchia del Sacro Cuore, che è un po' il vostro punto di riferimento. Certo, sì. Con il vescovo lo scorso anno abbiamo deciso di trasferirci qui in questa nuova parrocchia. Fino all'anno scorso eravamo a San Lazzaro. Qui c'è stata la disponibilità di Padre Nazario a darci dei locali in cui poterci riunire. Anche l'incontro di oggi, c'è questo salone messo a disposizione per la nostra associazione e l'accoglienza della parrocchia è stata abbastanza calda e calorosa. Ecco, tutte le parrocchie dovrebbero essere un po' il punto di incontro dei giovani, un po' alla volta si è perso un po' proprio quest'intesa fra parrocchie e giovani. Allora, magari si riuscisse ad avere un gruppo scout in ogni associazione, perché nulla togliere a tutte le altre associazioni, ma riusciamo a richiamare l'attenzione di tanti ragazzi. La cosa importante per noi, come dicevamo prima, il progetto educativo è il nostro strumento di lavoro in cui cerchiamo di realizzare e mirando tutti i bisogni. Noi sappiamo che attualmente anche ad Isernia purtroppo ci sono tanti bisogni di ragazzi che purtroppo sfociano in problematiche e disagio. I ragazzi, c'è da dire, che chiedono aiuto, ma molto spesso siamo proprio noi adulti che non rispondiamo alle loro richieste. Ma dovrebbe essere anche la Chiesa però a rispondere, certo, a queste esigenze. Certo, la Chiesa dovrebbe essere, ecco, la prima struttura ad aprire ai giovani. Purtroppo c'è da dire che forse lo scautismo ha un po' un metodo indipendente dagli altri. Giochiamo, il nostro metodo è tutto basato sul gioco, quindi sul gioco riusciamo a raggiungere tutti i nostri obiettivi che
non sono visibili al momento, sono visibili nel tempo. Quindi il nostro metodo è un po' al di fuori di tutti quanti gli altri, proprio perché ogni ragazzo deve essere protagonista del gioco, delle proprie scelte, quindi ogni ragazzo deve realizzare e tirare fuori tante capacità che ha, perché i ragazzi ne hanno tanti. C'era il nostro fondatore Baden Powell che diceva: in ogni ragazzo bisogna tirar fuori quel 5% che c'è, ma sicuramente i ragazzi hanno molto di più del 5%, ma purtroppo siamo noi adulti che molto spesso non li capiamo. Sta per lasciare il Molise, come del resto tanti suoi coetanei. Si chiama Alessio De Pasquale, in arte Depsure, ed è già un seguitissimo cantante e produttore hip hop. Sarà ospite questa sera di Fuoco Incrociato. A Fuoco Incrociato racconterà cosa non va in questa regione. Appuntamento dunque, come sempre, alle 21 su Teleregione, Fuoco Incrociato con Rita Iacobucci e Depsure. Bene, è tutto, ora vediamo che tempo farà domani sulla nostra regione, sul Molise. Previsioni del tempo per martedì 21 gennaio: correnti umide vanno lentamente smorzandosi, favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, venti deboli o moderati da nord-est, mare Adriatico mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso 5-8, Isernia 1-10, Termoli 9-12, Menafro 1-10 gradi. Bene, tutto per questa edizione. L'informazione torna in diretta questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante. Ora linea alla regia, restate con noi. Tra pochi minuti c'è un'ampia pagina sportiva con il Campobasso che non si ferma più, 12° risultato utile consecutivo. Campobasso che rifila un poker al Tolentino, pari beffa per l'Olimpiagnonese. Domenica invece molto positiva per il Vasto Girardi, che conquista la seconda vittoria di fila. Parleremo anche di basket, a tra pochissimo. Lo sport, il calcio di Serie D, 20ª giornata nel raggruppamento F. Con la grafica vediamo i risultati che sono maturati sui campi: Atletico Fiuggi Vastese 3-0, Campobasso Tolentino 4-0, Chieti Porto Sant'Elpidio 0-5, Giulianova Matelica 0-0, Jesina San Nicolò 0-2, Monte Giorgio Recanatese 1-2, San Marino Olimpiagnonese 1-1, San Giustese Pineto 0-1, Vasto Girardi Avezzano 2-0. In classifica in testa c'è il San Nicolò con 49 punti, Matelica 41, Recanatese 39, Campobasso 38, Pineto 33, poi Vastese, Monte Giorgio e Olimpiagnonese 30, Fiuggi e Vasto Girardi 28, Porto Sant'Elpidio 23, Tolentino 22, San Giustese e Giulianova 20, Chieti 17, Avezzano 15, San Marino 14, Jesina 12 punti. Campobasso dunque inarrestabile, poker al Tolentino e 12° risultato utile consecutivo. Lupi trascinati da un super Candellori, autore di una doppietta, e dalle giocate del talentuoso Alessandro. Pubblico in visibilio al Romagnoli, per noi c'era Franco Presutti. Nella terza giornata del girone di ritorno il Campobasso travolge con il punteggio di 4-0 il Tolentino e prosegue nella striscia di risultati utili consecutivi che vedono i rossoblù imbattuti da 12 giornate. Torna in rosa Alessandro dopo la squalifica, fuori Brenci ma esordio davanti al proprio pubblico di San Severino. Al quinto, prima vera occasione della partita, Alessandro a tu per tu con l'estremo difensore marchigiano si fa parare un tiro, forse effettuato senza convinzione, credendo di essere in fuorigioco, ma la sua posizione era regolare. Al decimo, cartellino giallo per Martino dopo un'entrata su Ruci. La gara si sblocca al 19°, cross di Alessandro, Bontà ha un buon controllo e dopo un sombrero serve Candellori che non sbaglia e trafigge Rossi. Al 24°, episodio dubbio, Cogliati si insinua sulla destra e semina il panico in aria, viene messo giù ma il signor Vergaro di Bari lascia proseguire.
Al 32esimo azione da manuale. Alessandro, servito da San Severino con un tocco di classe, regala un grande assist a Candellori che con un preciso tiro sigla la rete del 2-0 e la sua prima doppietta in Serie D. A pochi minuti dall'intervallo Alessandro dai 25 metri prova a mettere il suo sigillo al match, ma Rossi riesce a deviare in calcio d'angolo. Nella ripresa i ragazzi di Cudini, per nulla contenti del doppio vantaggio, trovano subito il terzo gol. Questa volta è il bomber Cogliati ad offrire su un piatto d'argento a Bontà la palla del 3-0. Il numero 7 realizza con freddezza. In campo c'è solo il Campobasso e tre minuti dopo il pubblico del Selvapiana si scalda ancora le mani. Il solito Alessandro lavora con calma un buon pallone servendo chirurgicamente Zammarchi che trafigge il portiere ospite, gara virtualmente chiusa. Nell'ultima mezz'ora le attenzioni dei tifosi sono rivolte agli altri campi del girone. Da registrare al 65esimo una ammonizione per Banzan, sostituito poco dopo da La Barba, e l'ingresso di Tengorang al posto di un applauditissimo Bontà. Al 73esimo cartellino giallo nei confronti di Bonacchi che stende Cogliati. Minuto 78, mani di Martino e punizione per la squadra di Mister Mosconi, la barriera respinge. C'è il tempo per l'ingresso di Giampaolo per San Severino e di Musetti per Cogliati. Qualche minuto anche per il nuovo arrivato Barbetta che subentra ad Alessandro. Nel recupero Kevin Candellori prova senza esito la tripletta e prima del fischio finale è Musetti ad impegnare Rossi. Con questa netta affermazione la compagine del patron Mario Gesuè sale a quota 38, rosicchiando due punti al Matelica e con la mente già proiettata alla trasferta di Vasto, per la quale si prevedono molti tifosi al seguito. Pari beffa invece per l'Olimpia Agnonese sul campo del Cattolica, Granata avanti con Minicucci e raggiunti quasi allo scadere. Vediamo. L'Agnonese arriva al Calbi in cerca del tristi vittorie, ma sbatte contro un Cattolica SM determinato e ricompensato in un finale in crescendo dalla rovesciata di Gasperoni. 1-1 meritatissimo ed oro. Ora l'Avezzano e i play-out distano un solo punto. In più finisce nel mirino pure il Chieti. Nota dolente le occasioni sprecate. Pesantissima l'assenza di Rizzitelli, ma dalla società trapela che in settimana arriverà un valido sostituto. Il CSM parte meglio e sciupa subito col debole mancino di Pasquini, pescato dalla torre di Battistini. Viceversa, Minicucci è chirurgico nel capitalizzare l'asse verticale con Peic e Amaia, destro a fil di palo dalla mezzaluna e Agnonese avanti al primo spunto. Immediata e sfortunata la reazione cattolichina con Ferraro a inzuccare sulla base del palo il corner di Merlonghi. A parte invertita, Merlonghi non capitalizza l'uscita incerta di Megeri sul cross di Ferraro, con Allegra a spazzare. Di tutt'altro spessore l'intervento di Vogliacco, che ferma l'avanzata decisa di Ocoli con una scivolata tanto rischiosa quanto pulita. Se in Lissorniona, l'Agnonese si rianima con un altro spunto di Minicucci, la cui incrociata trova l'opposizione di Piai. Sul seguente corner di Nicolao, Di Arrassa arrampica in cielo e manda alto d'un pelo. La ripresa comincia col filtrante di Merlonghi per Ocoli, che scappa a Vogliacco ma sciupa ciabattando sul fondo da due passi. Una fiammata illusoria, perché qui l'Agnonese prende il controllo. Minicucci riceve la sponda di Diachité, si smarca e spedisce sul palo. Sul rimbalzo Viscovic va a botta sicura ma è intercettato da Guarino. Sempre Viscovic innesca al volo il solito Minicucci, che scappa a Ferraro ma sul più bello è chiuso in angolo da Croci. L'inerzia sembra ormai per i molisani, invece la velenosa punizione di Merlonghi, respinta distinto da Megeri, dà il via al finale in crescendo del CSM, che trova compimento quando Croci crossa per Gasperoni, che anticipa Vogliacco coordinando la rovesciata dell'1-1, che regge anche grazie a Conè, che nel recupero riceve la torre di Amaia ma si incarta sul disturbo di Pasquini, perdendo l'attimo per fare male. Seconda vittoria consecutiva invece per il Vasto Girardi, che al Civitelle supera con il più classico dei risultati l'Avezzano. Decisiva la doppietta di Giovanni Kerematenghe. I dettagli nel servizio.
Vasto Girardi più forte delle assenze, senza De Vizia out nel riscaldamento e Petrone, problemi alla caviglia, gli altomolisani centrano la seconda vittoria consecutiva dal sapore della salvezza. Al Civitelle di scena un Avezzano nervoso e con l'acqua alla gola, molisani più determinati, messi in campo magistralmente dall'esperto Francesco Farina. In porta c'è Caparro, subito protagonista su questa conclusione di Brunetti. La replica del Vasto Girardi non si fa attendere, Coia tenta l'Eurogol, la giocata avrebbe meritato maggiore fortuna. Siamo già dall'altra parte, Caparro al rientro è in formissima, qui ferma una iniziativa di Gras, paratone del portiere. Ritmi altissimi, il Vasto Girardi punta su Giovanni Chieremateng che si mette in proprio, supera diversi avversari ma conclude a lato. Pregevole comunque l'iniziativa del bomber. Il Vasto Girardi insiste, pesce dalla distanza, poi ci prova l'attaccante Migno con poca determinazione. Avezzano è sempre pericoloso sulle palle inattive, traditi, si vede respingere la conclusione, Siragusa da fuori, area con convinzione, Caparro è ancora una volta determinante. Il primo tempo si chiude con il meritato vantaggio dei locali, Chieremateng viene steso da Di Giacomo, Mallardo di Bari si consulta con l'assistente e assegna il calcio di rigore dagli 11 metri, Chieremateng dimostra di essere infallibile, portiere da un lato, palla dall'altro. Squadre negli spogliatoi con il Vasto Girardi in vantaggio. Nella ripresa Farina inserisce Lepore per Coia e cambia il modulo. Il Vasto Girardi continua a giocare bene. Cambio di gioco, palla a Chieremateng, tacco per Lepore che però non indovina il diagonale giusto. Al quarto d'ora cambia anche l'Avezzano con Cicchitti che dà nuovo impulso ai suoi, ma ad essere pericoloso è sempre il Vasto Girardi. Angolo di Fazio, Ruggeri prolunga la traiettoria, Chieremateng centra in pieno la traversa. All'Avezzano saltano i nervi, Agata commette una ingenuità e rimedia il rosso diretto. In inferiorità numerica gli abruzzesi si portano in avanti lasciando spazio ai padroni di casa che con Chieremateng trovano il raddoppio e i tre punti. Vittoria meritata per il Vasto Girardi che fa festa, l'Avezzano invece prova a spiegarsi con i suoi tifosi. I tornei regionali, iniziamo dall'eccellenza, vediamo i risultati che sono maturati nel weekend, 18esima giornata, Acli Campobasso e Campo di Pietra, Campobasso 1919, il derby 4-0, Vairano Roccasicura 0-0, Esernia Life 9-0, Pietra Monte Corvino Baranello 4-1, Gamba Tesa Sesto Campano 2-2, Real Guglionesi Termoli 1922-1, Treppini Matese Boiano 2-1, Venafro Capriatese 2-1, in testa la classifica c'è il Vairano con 44 punti, Venafro e Treppini Matese 42, Acli Campobasso e Campo di Pietra 38, poi 32 per Roccasicura e Real Guglionesi, via via tutte le altre formazioni. La promozione, anche qui vediamo i risultati, 19esima giornata, Ururi, Polisportiva Calena 3-0, Ala Fidelis Torrevecchia 1-1, Atletico San Pietro in Valle Biccari 3-1, Cliternina Trivento 1-2, Polisportiva Fortore Campomarino 1-0, Ripa Limosani Castel di Sangro 1-0, Spinete Rocca Carovilli 2-1, Termoli 2016 Donche e Sagnone 0-2, Volturnia Maronea 5-1. In classifica in testa c'è il Castel di Sangro con 41 punti, Ururi 40, Trivento 32, Alla Fidelis 30, poi via via tutte le altre formazioni. Dal calcio al basket di Serie A2 femminile, girone sud, 17esima giornata, quelli che vedete sono i risultati con il successo casalingo di sabato pomeriggio della Magnolia Campobasso contro Civitanova per 87-61. In classifica possiamo vederla, eccola, la Magnolia è da sola in vetta con 26 punti, La Spezia e Faenza 24, Umbertide 20, poi via via tutte le altre formazioni.
Dunque, la Magnolia si gode il successo di sabato contro Civitanova Marche, Campobassone trascinate da una super Mia Masic, top scorer del match, l'ha intervistata Franco Presutti. Complimenti Mia, nella seconda parte della gara avete addirittura dilagato. Sì, diciamo che questa partita dal primo minuto abbiamo giocato molto di squadra, eravamo molto unite e definitivamente siamo sulla buona strada. Cos'è cambiato rispetto alle ultime prestazioni casalinghe? Beh, diciamo di sicuro più grinta, più determinazione e insomma vogliamo dare a questo bellissimo pubblico un bel gioco che insomma si merita. Molto bella anche l'iniziativa del calendario. Sì, il calendario è veramente un bel gesto e spero che tutti hanno comprato il calendario perché insomma i soldi vanno per beneficenza. Senti Mia, ma neanche in A1 c'è questo pubblico? Sì, è vero, ho detto sempre da quando sono arrivata qua, anche prima di venire qua, che Campobasso ha un bellissimo pubblico e si prendono grandi soddisfazioni. Prossimo impegno un tantino più complicato di quello di questa sera. Faenza, sì, è definitivamente più complicato, però se rimaniamo su questa strada, in senso di rimanere più unite sia in attacco che difesa, sarà una bella partita. Ho visto il coach più rilassato. Sì, è più rilassato e diciamo che anche lui si è unito ancora di più con noi e questo si sente sia fuori che dentro il campo. Bene, ora il basket C-Gold, 12ª giornata, il derby, il globo, tra il globo Isernia e il basket Venafro va agli Isernini. Gara terminata 84-75, la capolista Angri invece si sbarazza senza troppi problemi di Forio 104-76. In classifica c'è proprio la formazione campana con 20 punti insieme a Forio, superato nell'ultimo match, poi via via tutte le altre formazioni con il basket Venafro terzultimo con 8 punti, il globo Isernia al penultimo posto con 5. Chiudiamo con il volley di Serie B1 femminile, il girone D, l'Europea 92, Isernia sconfitta in casa dal Virtus Orsogna per 3-0, mentre la capolista Cerignola Corsara in trasferta. La classifica, il Cerignola in testa con 29 punti, Agrigento 27, poi via via tutte le altre formazioni, l'Europea 92, Isernia di punti all'attivo ne ha 14 insieme a Castellana Grotte. Bene, è tutto anche con l'informazione sportiva, grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci.